Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo gioco che si chiama Space for the Unbound. È uscito un anno fa, avevamo provato la demo un bel po' di tempo fa e sembrava veramente molto bellino. Ci sto giocando col joypad e lo avete votato voi su Telegram. Quindi vediamo, molto pixelloso, la storia sembrava interessante dalla demo. Ovviamente in inglese. Nuovo gioco. Era una notte fredda, la principessa della Stella del Sud era debole e il gatto era preoccupato. «Miau, principessa, sembri malata, stai bene?» il gatto chiese. La principessa guardò in alto verso... Fai una volta. La principessa guardò in alto verso il cielo e iniziò a pensare. «È tempo di dirci addio, di lasciare questo mondo alle spalle. Oh no!» «Ho qualcosa per te, mio carissimo amico. Un regalo di addio. Ti farò vedere il mio ultimo miracolo.» Qualcosa si illuminava sui palmi della sua mano. Era un miracolo. Il gatto rimase meravigliato e iniziò anche a piangere. «Principessa, per favore, no. Non posso lasciarti andare», miagolò il gatto. La principessa sorrise e iniziò a fissare le lacrime del gatto. «Tutti vogliono i miracoli, ma tu sei l'unico che è stato al mio fianco. Grazie per essere stato mio amico. No, non ce la faccio, neanch'io.» Era una notte calda, luminosa. La principessa della Stella del Sud tornava nella polvere di stelle e se ne andò verso il cielo. Ma la sua luce rimase in questo piccolo fiore giallo. Rimasto solo, il gatto prese il fiore con sé. «Ah, principessa, il mondo non ti merita.» «Lo so, quindi che cosa ne pensi, signor co-scrittore? Era grandioso, la tua storia è così toccante e non vedo l'ora di ascoltare il resto. Il mondo, l'avventura, tutti i personaggi, li amo tutti, ma la principessa è quella che amo di più. Sono contenta che ti sia piaciuto. Ero preoccupata, non ero abbastanza sicura di tutto questo che ho scritto. All'inizio volevo far diventare la principessa una cometa quando moriva. Poi lei avrebbe distrutto il pianeta e divorato tutte le creature che le hanno rubato i miracoli. Ma era un modo brutale per finire la storia, quindi ho deciso di lasciar perdere. Beh, sì, penso fosse troppo violenta, non ci stava bene. E da dove hai preso l'idea della cometa?» «Beh, è stata la notte scorsa, ero molto preoccupata. Ho puntato gli occhi al cielo per avere l'ispirazione e una cometa, sì, ha illuminato e ha attraversato l'orizzonte. Ha illuminato il buio. Ah, peccato, non ero sveglio la notte scorsa. Comunque non posso credere che sia finita così. Che triste destino per la principessa della Stella del Sud. Vuoi sentire il capitolo finale?» «Capitolo finale? Ce n'è ancora?» «Sì, è una sorta di epilogo. Ma possiamo pensare al capitolo finale insieme?» «Voglio raccontare l'ultima storia del gatto. Il gatto farà il fiore giallo, loro stanno per... strano, cosa non va?» «Tutto a un tratto non riesco a pensare a niente, la mia mente è nulla praticamente, non c'è niente dentro. Era sulla punta della mia lingua. Ehi, perché non usciamo un attimo a prendere un po' di aria fresca? Forse può aiutarti a schiarire le idee. Va bene.»
Come vi dicevo, molto molto bellina la grafica, mi piaceva tantissimo. Allora, così possiamo scegliere che cosa fare, al momento possiamo solo parlare. Come hai detto tu, andiamo fuori a prendere un po' d'aria fresca. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante qua dentro. No, usciamo. Adesso come va? Ti senti meglio? Non lo so. Cos'è successo? Hai avuto il blocco dello scrittore? Non lo so. Mi sono sentita tutta un tratto spaventata, come nell'oscurità e spaventata. È stato spaventoso non riuscire a capire che tipo di storia volevo raccontare. Beh, lo broccolo dello scrittore, sì. Forse è il tempo di utilizzare il Magic Red Book, quindi un libro rosso magico. Il Magic Red cosa? Il Magic Red Book? Te ne sei dimenticato? Il libro che contiene gli incantesimi per scavare nel cuore delle persone e per capire i loro turbamenti interiori. Ah, il Magic Red Book, certo. Sì, insomma, può essere utile. Dov'è? Ho dimenticato dove l'ho messo. Mi dispiace, sono così... poco... attenta. Ehi, non ti preoccupare, ti aiuterò a cercare questo Magic Red Book. Devo averlo lasciato qui intorno. Tieni gli occhi aperti, insomma, se vedi qualcosa di rosso. Ok, vado. Allora, intanto qua esaminiamo. Che cos'è questo? Perché qualcuno dovrebbe mettere una pagina di una rivista di videogiochi qui? Dice double tap left or right to run, quindi per correre praticamente. Ah, è un tutorial classico. Chissà di che gioco è. Chissà. Ok, quindi così possiamo correre. Facciamo leggermente prima. Ehi, dove stai andando? Aiutami a cercare questo Magic Red Book. Scusa, ho sbagliato lato. Eccolo qua. Ho trovato il libro rosso. Deve essere il Magic Red Book. Tieni, Kika. È quello che stai cercando? Il Magic Red Book, l'hai trovato? Vai avanti, cerca... Prova a usare questo libro. Ho paura di usarlo io, però. Ah, tu... Mi puoi aiutare? Mio caro e magico mistico co-scrittore. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. Ehi, calmati, ok? Ti aiuterò. Dimmi come devo utilizzarlo, non mi ricordo. Quando lo vedi, devi soltanto aprire il libro. Vederlo. Vedere cosa? Vedrai un fiore danzante sopra la testa di qualcuno. Un fiore danzante? Sì, credimi, è il potere del Magic Red Book. Quindi bisogna aprire il libro, è così? Nessuna danza o nessun canto? Esatto. Corri e provalo. Va bene. Ci libereremo di tutto ciò che ti spaventa. Così troveremo il capitolo finale, la storia della storia che voglio raccontare. Allora, lei ce l'ha in testa, quindi proviamo, dive, scaviamo, insomma, nella mente di lei per capire che cos'è che la blocca. Allora, vediamo. Ho paura. Ho troppa paura a pensare al fine, all'ultimo capitolo. Che cosa posso trovare? Ho paura di trovare cosa si nasconde al di sotto. E se uscisse fuori qualcosa di cattivo, tutti penserebbero che sono strana. Pensaci, non ho mai finito niente prima. Questo capitolo finale, sarò capace di farlo?
Interagisci. Ho preso una chiave, mi chiedo che cosa apra. Immagino questa porta. Ok, la stanno prendendo in giro praticamente. Era una notte calda e luminosa. La principessa della Stella del Sud divenne polvere di stelle e andò verso il cielo. Ma la sua luce rimase in un bel fiore giallo. Ho un'idea, potrebbe essere utile. Vediamo un po'. Questa storia. Ho ancora paura, ma questo... Dovrei raccontare questa storia? Posso finirlo? Sì, è così. Oh, solo adesso ho realizzato quanto abbiamo camminato. Fantastico, vero? Sì, è come se avessi camminato in un altro mondo. È come se fosse stata un'esperienza extracorporea. Sai cosa? Dovremmo trovare un nome bello per quando usiamo il Magic Red Book. Space Dive potrebbe essere figo. Che cosa ne pensi? Space Dive? Beh sì, sembra gagliardo. E anche utile per dare informazioni. Eh sì, perché scavi nello spazio del mio cuore. Space Dive? Quindi questo Space Dive ha aiutato? Sì, ho finalmente deciso come sarà l'ultimo capitolo. Ottimo, davvero? Sì, è il Big Blue Star. Il Big Blue Star? Il Big Blue Star, così l'ha chiamato lei. Quando la principessa della Stella del Sud è morta, il suo ultimo desiderio è stato tornare lì, nel posto a cui appartiene. E il gatto sarà lei a portarla? Esattamente. Sarà un'avventura divertente da disegnare e scrivere. Mister Co-scrittore, come sempre sei stato di estremo aiuto. Ah, non dirlo. Sei tu che sei riuscita, insomma, a trovare la storia della principessa della stella in primo luogo. Beh, ho dovuto. Questa è la nostra storia, l'abbiamo fatta insieme, vero? Se lo dici te, comunque. Urrà! Urrà! Al capitolo finale. Sì, al capitolo finale. Abbiamo bisogno di altro per finire la storia? Abbiamo bisogno di una navicella spaziale. Una navicella spaziale? Sì, alla fine la principessa della stella e il gatto esploreranno lo spazio insieme con la nuova navicella spaziale. E la nuova notizia è che ho già costruito la navicella. E quando l'hai fatto? Posso vederla? Dov'è? Ci ho lavorato dopo scuola per le ultime 3 settimane. Volevo sorprenderti. Certo, l'ho costruita nel mio workshop super segreto che sta al di là del fiume. Se vuoi trovarlo. È attraversato il fiume da sola. Guarda che pericoloso. Ah, non ti preoccupare. Ho fatto avanti e indietro un sacco di volte. E guarda, sono ancora qui, no? Comunque ho bisogno di qualcosa di importante per poter finire la nave. Qualcosa che abbia del potere magico per poterla, insomma, far andare attraverso lo spazio. E quella cosa è? La bacchetta magica della principessa della stella, ovviamente. Ma l'ho lasciata a casa? Ok, la andiamo a prendere. No, non posso andare lì adesso. La mia casa è... Al momento non va bene. Mio padre, lui è...
Non ti preoccupare, la bacchetta magica è nella tua stanza, vero? Vado a prenderla io. Ne sei sicuro? Voglio dire, hai già fatto così tanto. E se qualcuno ti dovesse vedere, magari potrebbero pensare che sei un ladro? Nah, non ti preoccupare. Io sono stealth come un gatto, lo sai? Mi spiace causarti tutto questo. Seriamente, non ti preoccupare. Aiuterò co come posso, ma devi promettermi che non attraverserai più il fiume da sola. Abbiamo iniziato questo insieme e finiremo insieme, va bene? Certo, hai ragione. Ti prometto che ti aspetterò qui. Ti ricordi dov'è la mia stanza da letto? È al secondo piano e la bacchetta magica dovrebbe essere da qualche parte sul mio tavolo. Ah, e un'ultima cosa. Se ti perdi, il mio gatto Bosk, saprà sempre dove andare. Eccolo qua, il gattino. Va bene. Buona fortuna, ti aspetterò qui. Aspettami all'accampamento. Non è sicuro andarsene gironzolare qui intorno. Forse hai ragione. Però l'aria è così fresca qui. Potrebbe darmi un po' di ispirazione per il capitolo finale. Va bene, però fai in fretta, ok? Ok. Ah, un'ultima cosa. Ma l'hai già detto, sai? Non ti preoccupare. Tornerò più in fretta di quanto tu possa pensare. No, non è quello. Voglio dire altro. Che cosa c'è? Grazie per tutto. Sei il miglior coscrittore che abbia mai avuto. Ah, non c'è bisogno di essere così melodrammatica ora. Tornerò presto. Allora, andiamo quindi alla casa della ragazzina e il gatto, salve. Quindi il gatto non posso avere a che fare, però mi farà da guida. Con questo gatto sì, interagisci. Perché tutti i gatti si coccolano, giustamente, quindi lo faremo sempre quando potremo farlo. Allora, la casa della ragazzina. Questo è il rifugio loro, ok. Devo andare al paese. Qui c'è una tipa. Qua c'è un altro gatto. E quindi, come vi ho detto, non si può non coccolare. Sbloccheremo l'obiettivo gatti. Ah no, perché ci sto gioca su Epic, quindi niente obiettivi. Salve. Ehi, fermati, figliolo. Già il traffico, insomma, ce n'è molto. Vuoi colpirmi con la tua macchina costosa? Ma con chi ce l'ho? Con quello che è passato, probabilmente. Io sto a piedi. Allora, questo vende i simol, che non so cosa siano i simol. Forse dovrei cambiare il nome per avere un po' più d'attenzione. Perché non so, io non so cosa sia un simul. A quanto pare è piccante, c'è una salsa. Dice questo qui vorrebbe un cucchiaio, questo dice ne vorrebbe due. Me, pomodoro, ketchup, pomodoro. Cioè, boh. Ma sembra salsa piccante. Dove abita questa? Quello sa, canta. Vabbè, vi direi di parlare proprio con tutti, se no manco dopodomani. Dobbiamo capire la casa di questa, dove sta? Qui c'è un cantiere. La scala. C'è un segno su questa scala. È proprietà della Civil Defense Department. Ma qua la tipa ci segue. Allora, forse qui ci sono varie case. Ok. La casa dovrebbe essere in questo blocco. C'è qualcuno qui? Salve, Mrs. Dewey. Stai andando ancora al meeting? Perché non ci andiamo insieme? Certo,
Non porti tua figlia con te? No. Come mai? C'è qualcosa che non va? Mia figlia ultimamente ha paura di andare a scuola. E mio marito... Beh, le cose non stanno andando bene con il suo capo. È abbastanza stressato. Sia per i soldi, sia perché dobbiamo portare questi soldi per poter far andare Nirmala a scuola e... Se la sta prendendo con Nirmala? Oggi si è chiusa nella sua stanza e si rifiuta di parlarci. Non so proprio che cosa fare. Oh, mi dispiace sentirlo. Perché ha paura di andare a scuola? Non lo so ancora, voglio parlarle riguardo a questo, ma non so proprio cosa dire. Beh, perché non andiamo al meeting un po' prima e poi possiamo parlarne... mentre siamo su strada? Certo, è un'ottima idea, andiamo. Grazie. Non ti preoccupare, puoi condividere i tuoi problemi con me. A questo servono i vicini, no? Ok, se ne sono andati, adesso è la mia chance. Quindi la casa in teoria dovrebbe essere... Questa deve essere la sua casa. Il cancello è chiuso. E il suo padre dovrebbe stare all'interno. Potrebbe essere pericoloso entrare dalla porta principale. Forse sarebbe più facile dire che sono qui per farle una visita. Ma non posso rischiare che suo padre venga a scoprire che lei se ne è fuggita di casa, praticamente. Potrebbe anche pensare che sono uno studente inquietante che la sta stalkerando. È troppo rischioso, ma devo prendere quella bacchetta magica per lei. Che cosa posso fare? Ehi, da quant'è che stai là sopra? Giusto, quella finestra al secondo piano, deve portare direttamente nella sua stanza. Adesso, come ci arrivo però? C'è la scala? Abbiamo visto la scala? Se riesco a prenderla e a portarla fin qui... Potrei essere capace di arrivare al secondo piano se mi arrampicassi su questo muro. Però anche il muro è troppo alto. Se solo avessi qualcosa su cui arrampicarmi... Eh sì, andiamo a prendere la scala. Sì, la possiamo prendere. Ehi ragazzino, cosa stai facendo con la mia scala? Io ero meravigliato da questa bella scala, signore. Sembra veramente forte. Ma hai fumato qualcosa di pesante? Spero che non mi causerei alcun guaio. Nessuno tocca la mia scala. Non vedi che sono abbastanza impegnato? Quanto vorrei dormire un po'. Dannazione, devo assolutamente usare questa scala per entrare nella stanza di Nirmala. Posso usare qualcos'altro? Beh, direi il libro. Eccolo, il fiore. Il Magic Red Book. Posso usarlo adesso? A quanto pare questo ha bisogno di riposare, ovviamente, il suo desiderio. Telefono. Quel fiore sta illuminando. Chissà se faccio diventare tutto praticamente buio, che cosa succede? Facciamolo dormire a sto voraccio. Non si spegne, che strano orologio. Un lettore di cassette, ma lo slot è vuoto. Che tipo di musica dovrei far suonare? Qualcosa di rilassante, immagino. Come
Cos'è un baton? Non ho idea di che cosa sia un baton. Sarebbe un brutto modo per poter dormire. Non voglio colpirlo. Non so cosa sia un baton. Sembra un taglierino? O mi sbaglio? Oh, così tanto sonno. Essere rimasto sveglio per vedere la cometa la notte scorsa mi ha fatto veramente rimbambire. Sono rimasto sveglio anche se ero impegnato. Adesso quello che voglio è dormire per sempre. Ma non posso addormentarmi adesso. Non senza aver spento quel suono orribile. E non senza spegnere queste dannate luci. E ovviamente non senza sentire la mia musica preferita. Antistress. Tutto quello che voglio fare è dormire. Non è successo niente. Allora, col taglierino ti rompo? Non era un taglierino? Boh, non lo so. Qualcosa comunque che l'ha distrutto. Non c'è la cassetta però. Beh, in verità ce ne sono tante sotto, mi pare, però non mi si illumina. Dove trovo la cassetta adesso tipo? Forse la cassetta ce l'aveva questo? Quello che sa canticchia... Questo forse anche? Vediamo un po'. Che cosa ne pensi? Di cosa? Di questo Re Kong, che è quello che stava, che voleva lui, mi sa, no? È una cosa che ho registrato io stesso. Che cosa ne pensi? Beh, figo. Grandioso. Lo so, vero? Non tutti apprezzano il Kerong Kong. Kerong Kong. Specialmente di questi tempi. È un vecchio genere musicale, portato dai coloni e perfezionato da noi locali. Ha un accompagnamento perfetto per le persone che cercano relax e scappare dal mondo per un po'. Sai cosa? Puoi prendere la mia dimostrazione. Ma no, ma non devi. Per favore, è un'occasione così rara incontrare qualcuno che sia fan della musica Kerong-Kong. Sai? Posso comunque fare un altro mixtape quando voglio. Oh, grazie mille, immagino. A posto. Non la capisco comunque questa musica. Però non serve a noi, ma serve a questo che invece l'apprezza. Quindi, libro. E cassetta. A posto, soddisfatto. Ah, che meraviglia. Adesso chiuderò gli occhi, solo per un pochettino. Non può fare danno, vero? Morto, praticamente. Mazza, si è già addormentato? Grazie al Magic Red Book, immagino. Beh, non gli dispiacerà se prendo in prestito questa scala, no? È l'ora di prendere la Magic Wand. Grazie, caro. Allora, andiamo a casa da Diva. E sperando che il padre non ci becchi, che non passi nessuno, usiamo la scala. Poi bisogna anche non cadere dal tetto. Anche se lui sta una crema, da quello che vedo. Mazza un cagaio sta camera. E vediamo. Ecco la bacchetta. Eccola qui, la bacchetta magica della principessa della stella.
Non riesco ancora a capire come possa immaginare queste cose meravigliose. Che creatività, una ragazzina preziosa. Ho la bacchetta magica. Brat è tipo topo, cioè comunque una cosa cattiva, negativa. Apri la porta. Ingrata ragazzina. Come hai osato chiudere la porta? Non sei andata di nuovo a scuola, eh? Apri questa maledetta porta. Sei ancora a scrivere quella roba no sense? Hai idea di quanto mi costi portarti in una scuola decente? È così che mi ripaghi? Oh, le cose stanno facendo pesanti qui. Meglio che me ne vada prima che distrugga la porta. Non c'è altro di utile da prendere prima di andarmene. Damosela. Ah, è iniziato a piovere. Nirmala mi starà aspettando all'accampamento. Ma scende peggio, secondo me, ancora. Namu. Ovviamente non abbiamo un ombrello. Ci sta, sempre. La pioggia sta aumentando. Non mi piace questa cosa. Spero che sia arrivata all'accampamento. Ah, non mi ricordo se il gioco salva in automatico. No, posso comunque salvare io. Perfetto. Quando voglio. Oh, così si fa. Qua, mostro ragazzino, altro che polmonite. Dov'è? Non è ancora qui? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Quella voce, non dirmi che... Brigate, la passeggiatina. Aiutatemi, non so nuotare! Nirmala! Aiutami, non so nuotare! Dannazione, non so nuotare neanch'io! Resisti, devo trovare qualcuno che possa raggiungerti. Portalo qui in fretta, per favore! Non penso di poter resistere ancora molto, ho paura. Magic Wand. Cerca di prendere questo. Dannazione. Scusami, mi sono spaventata con il fulmine. Non ti preoccupare, ti tirerò fuori da lì, resisti. Ok, cerca di prendere il libro. Dai, dai. Ancora uno sforzo. Atma! Io. Sto arrivando a prenderti. Ce la faremo insieme. Io devo. Noi dobbiamo finire la storia, vero?
Prologo, abbiamo finito. Vuoi salvare? Sì. Atma? Atma, ehi! Svegliati, pigrone. Ah. Dove sono? A scuola, scemo. Scuola? Perché sono qui? Non dirmi che hai dormito così profondamente che hai perso la tua memoria. Io... Atma? Ti ricordi chi sono, sì? La ragazza del mio sogno... chi sei tu? La ragazza del mio sogno, Ceri. La ragazza dei tuoi sogni? Beh... ecco perché mi hai chiesto di uscire, no? Ehi, stai diventando rossa? Comunque sono Raya, dormiglione. Guardati, dimenticare il nome della tua ragazza proprio dopo che ti ho fatto aprire, hai aperto i tuoi occhi. Non farlo più, eh? Oppure mi arrabbierò con te. Sì, scusami. Ragazza, sono ancora così rimbambito. È stato veramente un sogno strano. Ma che ore sono? La lezione è finita? Ti sei addormentato alla grande? Ah sì, davvero? Ero così stanco. È come se non avessi dormito affatto. Sono così stanco, scusate. Cos'è successo? Ho fatto questo sogno strano? Che mi stava... dando la caccia. Non so in che senso. Però Haunt no, più roba di fantasmi, roba simile. Sogno strano? Spero di non esserci stata. In verità c'eri. La tua faccia era nel cielo. Avevi questo sorriso un po' inquietante. E questo che cosa significa? Ah, boh. Hai passato tutta la giornata a prendere. Ho passato tutta la giornata a prendere delle note per te e mi chiami creepy? Inquietante? Beh, non è carino, sai? Ah, stai prendendo degli appunti per me? Certo, ecco qua. Oh, è così carino da parte tua. Grazie, Raya. Che cosa faresti senza di me? Raya? Mister Agung? Posso aiutarla? Non hai ancora fatto la consultazione dei tuoi piani futuri? Ah, giusto. Mi dispiace, sir. Vieni allo staff room più velocemente possibile. Una studente modello come te non dovrebbe perdere l'opportunità di prepararsi per il futuro? Ha ragione. Anche tu non l'hai fatto, Atma? Non ho fatto cosa? Vabbè, fate in modo di compilare questo modulo. Vi aspetterò nella stanza dello staff. Lo faremo. Ma che cos'era? Cos'era cosa? Allora, cos'è questo consultazione di piani futuri? Perché non sei andata a questa consultazione? No, io chiedo questo. È un meeting con i nostri superiori. No, che noi più grandi abbiamo con gli insegnanti per discutere i nostri piani dopo il diploma. Ha a che fare con i voti, con l'università in cui vogliamo entrare. Sono nei guai. Perché? Ma non so neanche cosa farò domani.
Come faccio a sapere che cosa farò dopo che mi diplomerò? Dannazione Atma. E te? Non ho ancora deciso. Sono confusa. Non mi piace quando gli adulti si immischiano nel mio futuro. No, neanche a me. Vogliono farci diventare uno di loro. Io voglio scegliere il mio futuro. Nessun adulto lo troverà accettabile o troverà un beneficio da esso. Il futuro del quale tu sei ancora confusa? Già. Non voglio farlo adesso. E quindi che cosa facciamo con questo formulario? Vediamo. E se lo cambiamo in questo? Bucket list? Sì. Scrivi qualcosa che vuoi fare, anche se sciocco. Stiamo pianificando il futuro, no? Che cosa dovrei scrivere? Quello che ti viene in mente? Aspetta che scrivo qualcosa per prima io. Guardare un film con Atma. Che movie... Che film dovremmo guardare? Non importa, l'importante è che ci andiamo insieme. Ah, è un appuntamento allora. È carina. Hai indovinato? È il tuo turno, che cosa vuoi fare tu? Collezionare 20 tappi di bottiglia. Battere il high score di Future Fighter. Future Fighter? Eh sì, il mio gioco preferito arcade. È molto difficile sconfiggere l'high score. Buona fortuna allora con quello eroe. È il tuo turno, il prossimo? Avere un gattino. Ti piacciono i gatti? Beh, la loro... il loro pelo, il loro purr. E le loro zampe carine, i gatti sono la cosa migliore. Anche io posso fare purr se vuoi. Facciamo finta che non l'ho sentito. Dai, scrivi il tuo prossimo. Collezionare tutte e 5 le lettere di Yoman. Non so che cosa sia. Ah, ok. Ha a che fare con praticamente un legume da masticare. Quindi probabilmente in ogni gomma da masticare trovi una lettera e quindi trovarle tutte. Esatto, ogni confezione contiene una lettera dalla parola Yoman, giusto? Quindi le collezioni? Dicono che se riesci a trovare tutte le lettere avrai un premio. E qual è questo premio? Una bicicletta? Sai andare in bicicletta? No. Vabbè, che vuoi che ti dica? La cosa bella è collezionare le lettere. Se lo dici tu. Vuoi scrivere altro? Qualcosa di delizioso. Voglio mangiare un'intera foresta nera, che è un dolce. Intera? Intera? Una grande? La più grande. Ok, adesso tocca a te. Ascoltare musica e tirare fuori gli occhi? In che senso? A piangere? Non mi immaginavo che vorresti goderti qualcosa e piangere con essa. Non è che ha a che fare con il piangere. Ha a che fare con l'ascoltare la musica o il leggere un libro e sentire qualcosa di così forte che ti muove dentro. Ti sei mai sentita così prima d'ora? Beh, da un po' che non mi succede leggendo o sentendo qualcosa. E poi, Raya? Fare una festa. Che tipo di festa? Non ne sono sicura,
ma ci divertiremo un sacco. Puoi fare il prossimo. Si diventi cose di bottiglia, la tappi. Allevare l'animale più puccioso conosciuto dall'uomo. Non so in che senso. Qual è l'animale più fluffiest? Non sono sicuro. Forse devo accarezzare tutti gli animali della città per trovare quello più morbidoso. La leggenda dice che il Fluffasaurus ancora girovaga per le strade. Penso che tu hai passato troppo tempo a sognare a occhi aperti, Atma. E poi? Fare fuochi d'artificio. Luci danzanti nell'oscurità. Non sono romantiche? Adoro l'odore quando bruciano. Adesso tocca a te. E niente, mi tocca collezionare questi 20 tappi da bottiglia, va bene. Solo 20? Non sono tanti. Forse sono unici? Avevo una collezione, ma l'ho persa. Voglio riniziare di nuovo a collezionarla. Hanno valore? Come posso mettertela? Sentimentale? C'è altro che vuoi aggiungere alla nostra lista? Non riesco a pensare a nient'altro di speciale. Speciale? E perché non aggiungiamo un'ultima cosa del genere? Trovare un tesoro prezioso. Che tipo di tesoro? È misterioso. Ecco perché lo rende speciale. Sarebbe grandioso poter presentare questa lista per la nostra futura consultazione. Perché quella faccia? Beh, abbiamo quasi finito la scuola. E sembra che quando finisce la scuola, l'intero mondo vada con essa. Ah, non voglio pensare a questa subito consultazione. Perché non facciamo prima qualcosa della lista? Ma adesso? Sì, sarà divertente, andiamo. Per la tua ragazza, per favore. Ok, che cosa vuoi fare? È da tanto che non vediamo un film insieme. Saltiamo questa consultazione futura. Saltare scuola? Mr. Angong ha detto che sei una studentessa modello. Sono una studentessa modello, non una schiava. Voglio saltare la scuola una volta ogni tanto. Beh, se lo dici tu. Dai, andiamo. Sto cercando un modo di saltare questa sessione di consultazione. Tu salti le classi adesso, Atma, quindi... come fai a saltare, insomma, queste classi, nel senso di lezioni? Come fai a saltare le lezioni? Beh, prima di tutto non lo annuncio a voce alta. E adesso? Prendi la tua borsa e andiamocene da qui. Ce ne andiamo via? Sì, sì, tu cammina tranquilla, in maniera confidente. Ok. Non fai in modo che qualche professore ti veda. Ehi, aspettami! Vabbè, salvo. Ho salvato. Pare di sì. Va bene ragazzi, come primo episodio ci fermiamo qui. Abbiamo fatto più o meno quello che avevamo fatto nella demo. E niente, sembra veramente molto molto carino, come avete potuto vedere, insomma, sia i dettagli della grafica, la storia, tutto quanto sembra molto carino. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!